qualcosa in contrario se le faccio delle foto? Può darsi, dipende. Dipende da cosa? Lo sa bene, non si fa niente per niente. Magari lei poi le fotografie le pubblica. Io fotografo solo a scopo personale. Ma le assicuro che non esiterei a pagarla per qualche foto un po' particolare. In tal caso... Vorrei fotografarla anche su uno sfondo diverso. Sono sicuro che saprà suggerirmi qualche bel posticino. Così potremo conoscerci un po' meglio. D'accordo. Ma devo pagare la consumazione. Lascia, ci penso io. In cambio... tu potresti farmi un po' da cicerone. Adesso devo andare via. La mia pausa pranzo è quasi finita. Sai, io lavoro in una boutique, per il momento, finché non trovo qualcosa di meglio. La paga non è molto alta. Sì, capisco. Qualche soldo extra fa sempre comodo. Allora ci vediamo questa sera. A che ora finisci? Alle 6. Puoi venire direttamente al mio albergo. Sono al Palais, stanza 420. Ci conto, eh? D'accordo. Non più tardi, allora. Senti, c'è qualche posto nelle vicinanze dove potrei fotografare altri bei ragazzi. Forse ai giardini pubblici. 5 minuti in quella direzione. Ma solo fotografare. Hai già un appuntamento, ricorda. Ha qualcosa in contrario se le faccio una foto? Vada via, mi lasci in pace. Come non penso. Posso farti una foto? Schetta pure, se ti fa piacere. Andiamo al laghetto, tanto è ancora presto per il concerto. Ma hai portato il pane per le oche e i cigni? Sì, sì, ce n'ho qui un pacco di grossi. Ah, bene. Ce n'è. Non piangere così, tesoro. Forse sì. Buono, ora ti metto nel passeggino.
Passiamo adesso alle previsioni del tempo per le prossime 24 ore, elaborate dal nostro satellite. In tutta l'Europa centrale si va consolidando una vasta area di alta pressione che manterrà stabili le condizioni del tempo. Si prevedono foschie nelle valli nelle prime ore del mattino. La temperatura non subirà variazioni di rilievo. È possibile un lieve aumento nei valori massimi, mentre le temperature minime resteranno invariate. Venti pressoché assenti o a regime di brezza di direzione variabile. Le condizioni del tempo dovrebbero mantenersi inalterate anche per il fine settimana. Con questo ho concluso e passo la linea al giornale radio per il consueto flash sulle ultime notizie. Coraggio, Rex. Questi sono gli ultimi scatoloni. Mancano solo quelli più grossi e i mobili, naturalmente. Poi abbiamo finito. No, quello è troppo pesante. Resta qui e fa la guardia. Ho visto la macchina e ho pensato che forse l'avrei trovata in casa. Il furfante invece ha visto arrivare lei e ha chiuso il cancello. È incredibile quanto sia geloso. Che motivo avrai di essere tanto geloso? Lei dovrebbe saperlo, i cani avvertono con molto anticipo quando c'è... Perché non si accomoda? Ho sempre visto la sua casa solo dall'esterno. Sembra che sia molto confortevole. In effetti lo è. Venga a vedere com'è dentro. No, oggi devo andare in studio. A proposito, come sta Rex? Sta benissimo. E così non ho più la scusa per venire in ambulatorio. Comunque eravamo d'accordo di cenare insieme. Sì, ma non dipende da me. Ah, neanche da me. In questo momento ho molto da fare. Uno dei miei colleghi è andato in ferie. Rex, vieni qui. Su, Rex, da bravo. Perché non vai a farti un giretto qui intorno, eh? Mi scusi, ma lei che mestiere fa? Perché me lo chiede? Ah, sì, certo, io... sono della polizia. Ed è costretto ad andare sempre in giro con la pistola? No, ho solamente portato qui un po' di cose. Devo tornare subito in ufficio. Così lei è un poliziotto? Magari uno di quelli che non hanno mai tempo, che sul più bello di una cena devono sempre scappare, in servizio 24 ore al giorno e col telefonino che squilla tutte le ore. Sono tutte favole queste. Le assicuro che conduco una vita molto regolare. Lo sa che facciamo? Andiamo a fare colazione insieme qui vicino. Le va? Certo. Per la cena possiamo vederci una di queste sere. Ah, non sarà niente di importante. Speriamo che quel niente le lasci il tempo per un caffè. Moser? Ah, Stocky, che succede? Mi scusi. Dove? In quale albergo? D'accordo, arrivo. La nostra colazione è sfumata. Ne ero quasi sicura. Conosce il detto, i poliziotti non ci sono mai quando servono. Ah, non prendertela con me. In fin dei conti non sono stato io ad ammazzarlo. Se Holler non fosse in ferie, saresti potuto venire con tutto comodo. Non dare la colpa a lui. Sei stato tu a telefonarmi e ad impedirmi di fare colazione con una ragazza molto carina e simpatica. Che è esattamente quello che fa sempre Rex. E con questo? Insomma, glielo devo dire. Che cosa? Niente. Allora... sai qualcosa di più preciso? È un cliente dell'albergo. A quanto pare lo hanno pugnalato e poi derubato.
Il cameriere l'ho trovato così questa mattina. Chi è la vittima? Bern Holzmann, alloggiava qui solo da 3 giorni, sì, cittadino tedesco. Ah, te lo dico subito. Oggi Graf è di pessimo umore, potrebbe mordere. Buongiorno. Non trova libero. No, Rex. Sono caldissimo, va bene, glielo ripeto un'altra volta. Il mio nome è Graf. Dottor Graf, e dica al consigliere di chiamarmi in istituto. Grazie. Ciao, Leo. Salve, Richard, il cadavere è lì. Allora, cosa mi puoi dire? Beh, purtroppo non molto per ora. È stato pugnalato ieri nel tardo pomeriggio, direi tra le 16 e le 18. L'arma del delitto è probabilmente un comune tagliacarte, di quelli in dotazione in ogni camera d'albergo. A volte esagerano con il servizio. Un omicidio passionale? Non lo so, potrò essere più preciso solo dopo che avrò esaminato più accuratamente le ferite. In ogni caso l'assassino ha colpito più volte e per giunta con molta forza. Deve aver affondato il tagliacarte fino al manico. Leo, scusa, non potresti scendere nei dettagli? Sì, sì. Dunque, il cadavere ha in totale 6 ferite da punta e inoltre ha opposto resistenza perché ha delle piccole ferite sui palmi delle mani. Nella camera non hanno solo rovistato, ci sono anche segni di colluttazione. Probabilmente si sono spostati dall'ingresso fino a qui, in camera da letto, dove è avvenuto il delitto. E per finire è possibile che sia rimasto ferito anche l'assassino. Potrò dirti di più soltanto dopo che l'avrò esaminato. Buona giornata, signori. Arrivederci, Leo. Sì. Ma che gli è successo? Gli hanno rimosso l'auto in sosta per errore. Andiamo di là. Allora, che mi dici? Da quanto abbiamo potuto accertare, non mancano oggetti di valore. Comunque, qualcuno deve aver strappato il rullino dalla macchina fotografica. L'otturatore è completamente rotto. Uh-huh. Hai trovato delle impronte? Un'infinità. Dobbiamo confrontarle con quelle del personale dell'albergo. Sì, certo. Bene. Per caso Holzmann ha fatto telefonate all'estero oppure qui a Vienna? Dovreste aver registrato i numeri. Non so, se vuole posso farli avere i tabulati dal centralino. La prego di scusarmi, ma il mio turno è terminato già da 2 ore. Se non ha altre domande da farmi, io me ne andrei volentieri a casa. Non si preoccupi, ci andrà presto. Ha mai visto Holzmann insieme a della gente? No, mentre ero in servizio io no. Qualcuno ha chiesto del signor Holzmann o è salito in camera sua? Quando ero di turno io non è venuto nessuno. Ieri tra le 16 e le 18 ha notato qualcuno che si comportava in modo strano, che era nervoso o che cercava di uscire dall'albergo inosservato? Lei ha mai visto che confusione c'è nella hall di un albergo? Non è facile notare le stranezze dei clienti. Inoltre in questi giorni sono arrivate 2 comitive di turisti. Holzmann ha avuto contatti con qualche ospite dell'albergo? Per esempio ha pranzato con qualcuno? Si faceva sempre servire la colazione in camera. Il signor Holzmann ha mai parlato con qualcuno di voi per chiedervi informazioni su qualche posto, prenotazioni o cose del genere? Sì, certo. Quando usciva aveva sempre con sé la macchina fotografica. E allora? Una volta mi ha chiesto dove poteva far sviluppare i suoi rullini. Allora gli ho consigliato di andare al centro commerciale che sta qui all'angolo. Grazie a tutti. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Vorrei ritirare le foto che un certo signor Holzmann ha portato qui a sviluppare. Holzmann? Sì, ha portato 2 rullini da sviluppare proprio ieri. Ha con sé lo scontrino? No. Ho questo, però. Ah, beh. Allora è un altro discorso. Questa mattina presto è passato un tizio che voleva ritirare le foto e mi ha mostrato lo scontrino. E gliele ha date? No, non erano ancora pronte. Gli ho detto di ripassare più tardi, ma non è ancora venuto. Può descrivermi quell'uomo? Aveva circa 25 anni, capelli castani, ben vestito. Eccolo, sta arrivando. Thank you.
Esca subito, con le mani in alto. Venga fuori da solo. O preferisce che la faccia convincere dal mio cane? Non doveva ritirare le foto. Andiamo a prenderle insieme. Queste foto le ha scattate la vittima. Si possono ricostruire tutte le vostre mosse. Prima eravate in un caffè. Poi avete fatto una passeggiata in centro, dove avete scattato le altre. Questo non significa che l'abbia ucciso io. Lei è stato nella stanza di Holtzman, signor Meixner, dove ha preso lo scontrino per ritirare le foto. Perché non confessa il delitto. Potremmo farle avere le attenuanti. Non ho altro da dire, ispettore. Bene, come preferisce. Abbiamo prove sufficienti per arrestarla con l'accusa di omicidio di primo grado. Mi stia a sentire, Meixner. Abbiamo saputo dai nostri colleghi in Germania che Holtzman era molto facoltoso e che frequentava spesso omosessuali. Di sicuro le avrà rivolto la parola e poi con una scusa l'avrà invitata in albergo. Forse ha tentato qualche approccio che lei ha respinto, perciò avete litigato e lei l'ha ucciso. Sono cose che succedono. Tacere non le servirà a niente, signor Meixner. Anzi, peggiora la sua posizione. E va bene. Vuol dire che farò accompagnare il signor Meixner in cella. No! Non voglio andare in prigione. Ero andato in camera sua. Ecco, così va molto meglio. Coraggio, ci racconti come sono andate le cose. Quando sono entrato era a terra, morto. E la stanza era in disordine. Ho capito che avrebbero sospettato di me se avessero trovato le foto. E lo scontrino per ritirarle, dove lo ha trovato? Era nel suo portafogli. Si trovava sul comodino. Molto bene, signor Meixner. Mi dica tutto dal principio. Stavo facendo la pausa pranzo in un caffè. Si è avvicinato al mio tavolo e mi ha chiesto se poteva farmi qualche foto. Io non avevo nulla in contrario. Le ha offerto del denaro? Sì. Sì, avanti, e poi? Mi ha raccontato che in Germania possedeva un'azienda, o per la precisione, una fabbrica che produce accessori per l'industria automobilistica. Poi mi ha detto di andare a trovarlo in albergo la sera. La macchina fotografica dov'era quando è entrato in camera sua? Su una sedia accanto a lui. Qualcuno aveva preso il rullino che c'era dentro. Allora mi sono ricordato delle fotografie. Speravo solo di non apparire anche sul rullino che avevano rubato. E dopo il vostro incontro lei è tornato nuovamente al suo posto di lavoro ed è rimasto lì fino alle 18? No, fino alle 18:05. Dopodiché sono andato in albergo. Ieri pomeriggio, quando vi siete lasciati, per caso, le ha detto dove aveva intenzione di andare? Mi ha chiesto solo dove poteva trovare dei bei ragazzi da fotografare. E io l'ho mandato ai giardini pubblici. E inoltre, secondo l'autopsia, Holtzman deve essere morto verso le 17, non dopo le 18. Questo potrebbe essere un punto a favore di Meixner. No, non l'ha ucciso lui. Quel tipo è un idiota. Trova Holtzman assassinato e si preoccupa solo dello scontrino delle foto.
Anche la perquisizione nella sua abitazione non ha dato risultati. I vicini dicono che è un tipo gentile e premuroso. Sì, ogni tanto riceve degli uomini in casa, ma niente di più. Inoltre Holtzman ha fotografato anche altri ragazzi. E parecchi, credo. Probabilmente era una buona scusa per fare conoscenza. Io sono sicuro che qui è successo qualcosa che ha a che fare con l'omicidio. Chissà, può darsi che Holtzman abbia abbordato qualcuno anche qui. Uno di noi dovrebbe stare qui per qualche giorno. Ah, scordatelo, non abbiamo uomini e noi abbiamo un'infinità di cose da fare. Chi ce l'ha il tempo di starsene seduto tutto il giorno in un parco? Io saprei chi... Cosa dovrebbe cercare? Chiedimi tutto quello che vuoi, ma non una cosa del genere. È vero che sono pensionato, ma non sono certo di quelli che vogliono passare il resto della vita seduti sulla panchina del parco. Chi ha parlato di tutta la vita? Si tratta solo di 2 o 3 giorni. Sei la nostra unica speranza. Ti prego. Perché non viene a chiedere proprio a me? Dovresti sapere come la penso. Ne ho abbastanza. Ormai non ho più voglia di giocare a guardie e ladri. E allora perché tieni ancora in casa i fascicoli dei casi insoluti? Perché ora posso studiarli con tranquillità, senza essere assillato dal pensiero di doverli risolvere. Non cerco altre emozioni. La vita ne offre già abbastanza. E cosa c'è di tanto emozionante nella tua vita? Guarda ad esempio questo piatto di goulash. Se adesso lo mangio, rischio di prendermi la sindrome da mucca pazza, oppure la peste suina o qualche altra cosa. Nonostante l'aspetto invitante, anche la vita è pericolosa esattamente come un piatto di goulash. Io lo trovo molto buono. Ordinalo anche per te allora. L'unico con cui divido qualcosa è Rex. Vieni Rex, vieni da lui. No, Max, è troppo piccante per lui, non darglielo. Mi dispiace, ormai Rex, è troppo tardi. E poi l'ho invitato io. Dal tavolo. Giù, Rex. Accuccia. Da bravo, ubbidisci. Accuccia e non protestare. Pianta, vabbè, Rex, smettila. Molla, Rex, hai visto che combina? Hai sentito, lui non è d'accordo. Basta, Rex. Max, ti prego. Vedi, ho pensato che nessuno fa caso ad un signore di una certa età che porta a passeggio il cane. Ti lascerei Rex per qualche giorno. Dovresti conoscermi bene. Quando io dico una cosa è quella. Non credo che la tua unica ragione di vita possa essere stare qui a filosofare sul goulash. Max, per favore. No. No. Non lo farei neanche se mi regalassi il tuo Rex. Mi mancava giusto questo. No, no, non sono arrabbiato con te, Rex. Neanche per sogno. Ce l'ho con il tuo padrone. Richard chiacchiera, chiacchiera, chiacchiera. E alla fine riesce sempre a coinvolgermi in qualcuno dei suoi assurdi piani. Ma... E adesso eccoci qui. Seduti nel parco, a grattarci per tutto il giorno. Tu vedi qualcosa di sospetto? Io no, di certo. Purtroppo non è possibile. Sai, ho troppe cose da fare. No, no, mangerò un boccone qui in ufficio. Sì. No, amore, no, non ti arrabbiare. Ciao. Ecco. Assaggia. Neanche tua moglie te lo fa così, garantito.
non mi hai ancora detto come hai fatto a parcheggiare Koch tutto il giorno ai giardini pubblici. Ma come sempre. Gli ho promesso che sarebbe stata l'ultima volta e che non gli avrei mai più chiesto favori. Potresti inventare qualcosa di nuovo ogni tanto. Sì, ma ha funzionato. Ha accettato per poter stare qualche giorno con Rex. Speriamo solo che scopra qualcosa. Quel Richard. Ieri abbiamo passeggiato tutto il giorno e sai cosa è successo? Niente. Oggi faremo lo stesso e sai cosa accadrà? Ancora niente. Vieni. Andiamo a sederci lì. Ecco qua. No, mangiane un pezzo. Prima che arrivi il tuo padrone. Non ti piace? Beh, forse hai ragione tu. Non fa molto bene al fegato. Sta buono, Rex. Perché lo guardi così? Capita spesso che in un parco ci siano anche altri cani. Sono io che non so cosa sto a fare qui. Ho mandato a quelli della Buoncostume qualche fotografia di Holtzman. Forse nei locali gay qualcuno lo conosce. Mm-hmm. Ma se Holtzman abordava le persone con la scusa delle fotografie, non aveva bisogno di frequentare quei locali. Io credo che cercasse soprattutto dei bei ragazzi, delle avventure. Neanche la scientifica ha scoperto molto finora. Scusi, signore. Sì? C'è posto dall'Italia, da ieri, che sta sulla scrivania. Grazie. Guarda, c'è una cartolina di Hollerer. Ah, che dice? Ah, carissimi colleghi, tanti saluti dal Vesuvio. Ieri sono andato in gita a Napoli e ho fatto una passeggiata nel porto dove ho scattato una fotografia a una nave. Quando si sono avventati su di me due carabinieri che urlando come pazzi hanno minacciato persino di arrestarmi se non avessi consegnato loro il rullino. Onestamente non sapevo che fosse proibito fotografare navi da guerra. Povero Alfred. Però, che strana coincidenza. Forse anche Holtzman ha fotografato qualcosa che non avrebbe dovuto. L'assassino, forse? No, non una persona, una situazione piuttosto. Ma sì, certo, non c'è dubbio, è così. Ti fa male. Vieni, andiamo. Facciamo un altro giretto. E le impronte digitali? No, da quelle non è emerso niente. Il tuo telefono? Sì. Sì? Moser? Ah, Leo, ciao. Che c'è? Molto bene. Mm-hmm. Che cosa? Ma ne sei sicuro? D'accordo. Grazie, Leo. Ma certo, a presto. La scientifica ha trovato nella stanza di Holtzman un reperto molto interessante, dei capelli strappati. Ma perfetto. Se quei capelli appartengono a Meixner, il caso è risolto. Sì, ma non sono suoi. Sono di una donna. Adesso visiteremo il padiglione della contessa Adelaide.
Rimanete in gruppo, mi raccomando. Seguitemi. Anna? Anna, vieni anche tu, dai. Allora, novità? Non te lo saprei dire. Rex deve aver notato qualcosa. Da un paio di giorni non fa che ringhiare ad un ragazzo con un cane. Perché? E chi lo sa? Ieri è accaduta esattamente la stessa cosa con un altro cane. Eccolo lì. È quello di ieri, sta arrivando. Hai capito che cosa fa? Cosa? Spacciano droga sotto i nostri occhi. Con il cane. Perché complicano tanto le cose? Per non dare nell'occhio. Non capisco. Lo spacciatore viene con il cane al parco. Sotto il collare del cane è fissata una bustina con la droga. Per questo motivo Rex ringhiava. Ma certo. Il cliente arriva e si siede sulla panchina vicino allo spacciatore. Gli paga la dose, poi va verso il cane, lo accarezza e gli sfila la droga da sotto il collare. E se arriva la polizia, lo spacciatore non ha addosso neanche un grammo. Ogni tanto lui e il cane si allontanano e tornano pochi minuti dopo. È chiaro che devono avere una specie di deposito nelle vicinanze. Sembra tutto ben organizzato. Certamente. Perché non lo porti in centrale e lo interroghi? Lo farò sapere alla narcotici, se ne occuperanno loro. Nella stanza del morto hanno trovato alcuni capelli di donna. Perciò stiamo cercando un assassino. Quelli dell'antidroga li conoscono da parecchio tempo, ma non sono mai riusciti a coglierli sul fatto. Però il trucco col cane è una novità anche per loro. Tieni, sono le foto segnalettiche. Mi sembrava di conoscerlo. Sbaglio, è lo stesso che Hulsman ha fotografato al parco. Forse troviamo anche gli altri. Dunque. Questo è conosciuto come Charlie, pregiudicato per aggressione, violenza e possesso di droga. Il suo vero nome è Monica Schneider. Ma che dici? Stalkinger, l'abbiamo trovata! Calma, Richard, calma. Ammesso che sia stata proprio lei ad uccidere Holtzman, adesso non si farà certo vedere ai giardini pubblici. Dove pensi di trovarla? Non conosciamo l'indirizzo di questi spacciatori. Ma allora faremo anche noi come loro. Rex, andiamo al lavoro. Io rinuncio a capirlo. Però costa di più. Una roba davvero speciale. Quanto? 1200. Devo vedere, non so se ti... Ma che diavolo succede? Non riesco a sentire niente, cambia frequenza, stop. Forse è Rex che dovrebbe cambiare posizione. No, non dipende da lui, cambia canale. Guarda che anche il tuo cane può sbagliare qualche volta, sai? Prova su un'altra frequenza, per favore. D'accordo, come vuoi, basta che stai calmo. Ah.
Avevo ragione. Va bene, sai già dove andare a prenderla. Verrò anche domani, alla stessa ora. Hanno concluso l'affare. Ora va dal cane e prende la droga. Su, andiamo. Adesso abbiamo la prova che spaccia davvero droga. Non ci resta che arrestarlo e chiedergli dov'è Charlie. Aspetta, sta calmo. Che cosa c'è? Sicuramente non lavora da solo. Ad affare concluso arriva un altro uomo. Vediamo chi è. Mi serve un po' di roba. Però è più cara dell'altra volta. È una nuova fornitura. Ottima qualità. Quanto? 11.000. Ok. Tieni. Il cane è laggiù. Bene, ora avverto quelli della narcotici. Non ancora, Stocky. Forse si farà viva anche Charlie. Pazienza, Stocky. Beato te che riesci a mangiare. I giardini pubblici con i loro viali alberati sono un rifugio per tutti i cittadini. Un silenzioso parco con pregevoli sentieri bordati di cespugli di rose. In breve una parentesi nel tumulto cittadino. Una comitiva. A quanto pare. Werner, ciao. Sei diventata matta. Che ci fai qui? Ormai sei fuori dal giro. Ho urgente bisogno di roba. Su, Werner, non piantarmi l'asso. Non posso aiutarti. Hai fatto una stronzata. Non mi avrebbe mai dato un rullino spontaneamente. Ti assicuro che ho fatto tutto il possibile per convincerlo. Gli ho detto che se mi avesse dato quelle foto sarei andata a letto con lui. Ma a quanto pare lui aveva altri gusti. E quando gli ho preso la macchina fotografica mi ha aggredito. Però il vecchio non ha mai detto che dovevi ucciderlo. Sei stato un idiota. Charlie, la dichiaro in arresto per l'omicidio di Bern Holtzman. Ehi! È andata nella sua camera d'albergo, poi lo ha assassinato e ha preso il rullino.
Non parlo con gli sbirri. Non si ammazza qualcuno solo per la foto dello spaccio di un grammo di droga. C'è sotto qualcos'altro. Non illuderti che te lo dica io. Guarda, bello, ti piace la mia cravatta? Eh? Sta tranquillo. Non voglio farti del male, però non mordere. Vieni. Vieni. Ecco così, bravo. Ah! Ma perché capita sempre a me? Bravo cucciolone, eh? Buono. Sei proprio bravo, lo sai? Guarda che sorpresa. Questa è meglio che la tenga io. È più al sicuro, eh? Su, avanti. Giù, vieni. Vieni. Ciao, Soggy. Che cos'è? Nuovo modello di guinzaglio? Non avevo altro sotto mano. Su, buono, buono, cucciolone. Fermo, fermo. Mamma! Ti prego, mamma, vieni qui, non fare così. No, buono. Ho detto buono. Andatevene, bambini. Sparite, ho detto. Tienila tu. Sta attento, Stocky. Prego, vieni, ti prendo. Che cosa è successo? Non è successo niente. Vorrei solo un gelato. Che gusto preferisce? Beh, per me un cono alla vaniglia. E per lui al cioccolato. Ma proprio matto. Sta buono. Un attimo di pazienza, arriva anche il tuo. E adesso che succede? Sa una cosa, il mio cane non è attirato tanto dal gelato. Quanto da questo. Era da un po' che mi chiedevo dove fosse il deposito. I see.